Uno dei nipoti vuole un tatuaggio. Ha solo 3 anni, dico a mia moglie. Lo so bene, fa lei, però lo vuole lo stesso. Sa nemmeno dire tatuaggio, dico. Lo so. Dice tatutato. Lo so, ripete. È tenero. E ha ragione. Di norma non sopporto la parola tenero. Se sento definire così un adulto, me la do a gambe e resto alla larga finché non sparisce. Tenero è solo un altro modo per dire svitato, palloso o quasi morto. Spesso tutte e 3 le cose insieme. Però con i bambini, quelli piccoli, è diverso. Soprattutto se sono i tuoi. Solo se sono i tuoi. A nessun uomo interessano davvero i figli e i nipoti degli altri. Comunque, che razza di regalo è un tatuaggio? Chiede mia moglie. Lo vuole a tutti i costi, mi risponde. Quelle parole mi terrorizzano. Una vigilia di Natale sono finito in Galles in cerca di un Tamagotchi. Dublino ne era piena, ma mia figlia ne voleva a tutti i costi uno rosa. E il Galles, si sa, è la patria dei Tamagotchi rosa. Si riproducono lì o qualcosa del genere. E poi c'è stato il marito della sorella di mia moglie. Per i suoi 50 anni voleva attraversare il Sahara con noi. Dolly Mount non gli va bene, ho chiesto a mia moglie. C'è un sacco di sabbia e la birra è migliore. Vuole andarci a tutti i costi, ha risposto. E poi non beve. In mezzo a quel cazzo di Sahara se ne pentirà, ho detto. Sei forte, ha detto lei. E ha comprato i biglietti EasyJet per Casablanca. Poi, grazie a Dio, si sono separati, lui e la sorella di mia moglie, poco prima del compleanno. Così è dovuto andarci da solo. Stando alle ultime notizie, un messaggio su Instagram a uno dei suoi figli, si era arruolato nell'ISIS, ma scommetto che l'hanno sbattuto fuori da quanto era un pipalle. Comunque stavolta è diverso. Molto più complicato del traghetto per Holyhead o dell'aereo per il Marocco. Un tatuaggio, dico. Babbo Natale non li fa o sbaglio? Non esiste che gli permetta di scendere dal camino armato di aghi e inchiostro, nemmeno se si porta dietro gli arnesi per la sterilizzazione e una squadra di elfi con l'abilitazione al primo soccorso. Beh, dice mia moglie, ormai ha scritto la lettera. Ma se non sa scrivere, faccio io, ha solo 3 anni. L'ha dettata, replica lei. Ed è stata imbucata? Già. Non potremmo convincerlo a cambiare idea? Le chiedo, può sempre dettarne un'altra. Caro Babbo Natale, ripensandoci, preferisco uno scooter. E chi è stato l'idiota che l'ha accompagnato a imbucarla? Non mi guarda nemmeno, se ne va dalla cucina. Beh, grazie tante, le grido dietro. È raro che io abbia buone idee, la classica lampadina che ti si accende in testa. Però adesso ne ho ben 2 di fila. E rincorro mia moglie con la prima. Sono passati 2 giorni da quando è uscita dalla cucina, ma questa è un'altra storia. Mary tifoide, dico. E lei che c'entra? Mary è la vicina. Quando ci siamo trasferiti viveva già qui. Forse anche prima che costruissero le case. Vabbè. Hai presente il tatuaggio che ha fra le scapole? Il gabbiano. È sopra il sedere, mi corregge lei. Esatto, ma 30 anni fa, quando se l'è fatto, era fra le scapole. Quindi, dice mia moglie, e si vede che si sta divertendo. Vuoi traumatizzare il bambino facendogli vedere il tatuaggio migrante di Mary, che fra l'altro non è un gabbiano ma una farfalla. Vuoi che Mary si alzi dalla sedia a rotelle, si giri e... Ok, lascia perdere. Sto per voltarmi pronto a emigrare quando mi viene la seconda idea. Me lo faccio io. Cosa? Chiede. Il tatuaggio. Sentiamo, dice. Dunque, spiego. Babbo Natale risponde. Nessun problema per il tatuaggio, però sei troppo piccolo. Quindi lo facciamo a tuo nonno, che se ne prenderà cura al posto tuo e potrai vederlo ogni volta che vorrai. Finché non sarai abbastanza grande da fartene uno tutto tuo, sul braccio o dove ti pare. Sul petto, dice lei, e mi guarda con, beh, non proprio ammirazione, però è come se avesse trovato un biscotto dentro una scatola che pensava fosse vuota. Vigilia di Natale risolta. Sto andando da un tatuatore in centro. Mia figlia dice che ne conosce uno bravo per i vecchi,
Lo studio si chiama Pelle Vagante, ma secondo me mi ha preso in giro. E tornerò a casa con SpongeBob nascosto sotto la camicia.